Continua il nostro giro in municipalità, con noi c'è Enrico Monarx. Buongiorno Enrico. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tu sei candidato al consiglio di municipalità della quinta municipalità Vomero Arenella con la lista De Magistris sindaco. Sì, assolutamente, ci riproviamo, io sono un consigliere uscente e sempre al fianco del sindaco e del presidente Paolo De Luca ci ricandidiamo per continuare una esperienza amministrativa che penso che in 5 anni ha dato dei frutti ben visibili. Ecco, tra le altre cose mi ispiro alla canzone di Rocco Hunt, Wake Up, che abbiamo appena ascoltato a Napoli, e quindi in particolare poi nelle municipalità c'è sempre da fare, per fortuna. Per fortuna c'è sempre da fare, non ci fermiamo mai, non solo nell'attività ordinaria ma anche di programmazione. Noi immaginiamo proprio un quartiere completamente diverso, l'abbiamo trasformato in questi 5 anni e lo continuiamo a trasformare. Mi permetti solo un appunto, io prima sentivo quanto detto da Cooliers, certo. Io capisco che lui per 5 anni è stato consigliere a Fuorigrotta e forse non ha visto il Vomero, ma quando parla che siete di un'amministrazione vomerocentrica dimentica che in realtà questa è stata l'amministrazione che ha completamente rifatto nell'ospedaliero del Cardarelli proprio per permettere una miglior viabilità, che ha aperto l'asilo di Arrione Alto, ha recuperato la scuola Musca e Fedro, ha riaperto il parco Buglione, ha portato la polizia ambientale all'Arenella. Quindi voglio dire, le periferie, diciamo, del Vomero e Arenella le abbiamo ben presenti e le portiamo appieno nel programma di mandato. Ecco, tu tra l'altro sei molto giovane, sei ancora molto giovane, quindi ti chiedo naturalmente, sei in politica però da un bel po', ti chiedo naturalmente di trarre un bilancio poi della tua esperienza personale. Ma io ho l'esperienza amministrativa, un'esperienza che consiglio a tutti. Durante il corso di laurea, io sono laureato in giurisprudenza, poi ora faccio penalista, durante il corso di laurea io ho iniziato questo, diciamo, il mio primo mandato. E devo dire che mi ha formato molto, è stata una grossa palestra, tanto di vita, tanto anche, diciamo, utile per la mia vita professionale, proprio perché ti rendi conto cosa significa amministrare, quali sono i problemi del territorio e soprattutto quali sono i problemi della gente, che è forse la cosa più difficile a cui rispondere, perché veramente le problematiche sono tante, di varia natura, lavorative, dalla piccola cosa quotidiana alle problematiche più complesse. Penso a tutta la situazione dei mercatali del Vomero che soffrono veramente una crisi profonda. Anche perché, come dico sempre, in municipalità c'è un rapporto più diretto poi con chi ti ha dato fiducia. Assolutamente, noi siamo in front office, se il cittadino può non incontrare il consigliere comunale, l'assessore, il sindaco che sono lì a Palazzo San Giacomo a Via Verdi, a noi ci incontra per forza, perché noi siamo per strada, viviamo nel nostro quartiere che seppur molto popoloso, 125.000 abitanti, è comunque molto piccolo, quindi gioco forza, li incontri tutti quotidianamente. Anche a te chiedo qual è il tuo rapporto con i social? Guarda, io ovviamente a 28 anni, quasi 28 anni, non posso che avere un rapporto con i social molto stretto. Questo non significa che i social possono essere sostitutivi della vita quotidiana. È uno strumento di comunicazione molto utile con cui si raggiunge con facilità e velocità tutti gli amici vicini e lontani, però il rapporto personale diretto con le persone è necessario, è fondamentale. Assolutamente sì, anche perché sono le persone poi che magari ti fanno anche da guida, se vogliamo, e con un suggerimento e con una lamentela. Sì, ma soprattutto poi questo te lo fanno spesso anche sui social, ma poi guardare negli occhi le persone, capire realmente cosa vogliono da te, diciamo, rapporto per queste cose, rapporto diretto è insostituibile. Enrico, l'ultima domanda che ti faccio è questa: in caso di riconferma, quindi di nuova elezione, quale sarà Speriamo. Il tuo primo pensiero? Allora, il mio primo pensiero sarà sicuramente quello di riprendere il progetto Camminare Sicuri. Abbiamo visto che è troppo difficile per le persone con difficoltà, persone disabili, ma anche semplicemente le mamme con i passeggini, poter camminare liberamente per il Vomero. Abbiamo fatto un primo passo con le pedonalizzazioni e micropedonalizzazioni, ma troppo spesso o non abbiamo scivoli per disabili o sono ostruiti alle macchine. Il progetto Camminare Sicuri va ripreso e va portato avanti. Assolutamente sì. Enrico, torneremo a collegarci con te nei prossimi giorni, intanto ti saluto e ti ringrazio. Grazie, buona giornata. Grazie mille ad Enrico Monarx, candidato al consiglio di municipalità, la quinta municipalità Vomero Arenella, con la lista De Magistris sindaco.